Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io volevo innanzitutto ringraziare la professoressa Carbone che aveva organizzato il forum, adesso non la vedo in sala, era qui fino all'attimo fa, e soprattutto per avermi supportato in una serie di richieste aggiuntive. Devo confessare che sono stato abbastanza molesto, ma purtroppo in un altro panel che io presiderò dopo le 11.30, abbiamo avuto una serie di avvicendamenti e quindi c'è stato bisogno di un'interlocuzione. Quindi volevo ringraziare innanzitutto lei e poi vorrei ringraziare anche, Stefano Rodotà. Lo so che lui non è più tra noi, però per me resta un punto assoluto di riferimento. E, di cosa parlo? Innanzitutto io sono Roberto Reale, sono un manager dell'innovazione e sono consulente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, però qui sono in veste diversa come socio dell'associazione Italian Digital Revolution, la quale poi ho voluto, tra l'altro della stessa associazione, fanno parte anche Vito Coviello e anche, perfetto, anche Federico. Sarò brevissimo. 5 minuti soltanto. Di cosa vorrei parlare? Beh, di un tema che ha tenuto banco negli ultimi 2 o 3 giorni in Italia, ma in realtà partito da un po' più lontano. Sono esattamente 50 anni che internet è tra noi. Perché ricordate, 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, in una stanza del DARPA, nell'Istituto di Ricerca negli Stati Uniti, nasceva Internet, una rete che connetteva due nodi in quella stanza. Quindi in 50 anni è cambiato tantissimo. È cambiato soprattutto non soltanto il fatto che la rete è esplosa ed è uscita da quella stanza, ma copre oggi tutto il mondo ed entrerà nei prossimi anni addirittura nel nostro organismo, perché con l'IoT, con la medicina di precisione, con i farmaci che saranno connessi a internet, avremo la rete che sarà probabilmente la nostra più forte estroflessione. Avremo quindi qualcosa che ha da un lato superato completamente quelle che erano probabilmente le intenzioni dei progettisti. Dall'altro, però, la struttura della rete, come diceva Juan Carlos, negli ultimi decenni, è stata plasmata non tanto dalle idee che ne erano la base, ma dal potere economico nel nostro caso. E oggi ci ritroviamo nel corso di una interrogazione alla Commissione Finanze del Senato degli Stati Uniti, il 23 ottobre, quindi pochissimi giorni fa, ci ritroviamo contrapposti Mark Zuckerberg e Alexandria Ocasio-Cortez. Il tema dell'interrogazione era Libra, quindi la nuova iniziativa di pagamento elettronico di Facebook, ma Ocasio-Cortez ha colto la palla al balzo per chiedere a Zuckerberg come mai loro, o lui possiamo dire, non hanno ancora affrontato in modo decisivo il tema della proliferazione delle fake news e dell'hate speech sui social. Ora, questa presa di posizione è indicativa, perché abbiamo da un lato un politico, una donna, che chiede all'amministratore, al fondatore di una società privata, di farsi carico di problemi che sono in realtà problemi dello spazio pubblico, non sono problemi non sono problemi di carattere privatistico, di un rapporto tra la piattaforma e i suoi utenti, sono problemi che travalicano lo spazio privato e invadono lo spazio pubblico. La Ocasio-Cortez in realtà fa questa richiesta perché sa che lei, che la politica da sola, non è in grado di garantire un ambiente democratico sui social. Quindi chiede a chi gestisce le piattaforme di farlo. Ora, in Italia, che cosa è successo? In Italia abbiamo avuto negli ultimi 2 o 3 giorni una proliferare di proposte di regolamentazione dell'accesso ai social.
Con quale motivazione? Con la motivazione che il discorso democratico oggi sui social è inquinato. E allora cosa fa? Non dico la politica perché, come Juan Carlos ha detto poc'anzi, siamo noi stessi a fare un gesto politico nel momento in cui proponiamo e cerchiamo di plasmare la governance della rete. Non dico la politica, ma i decisori, nel momento in cui i decisori si rendono conto che l'ambiente dei social è un ambiente che ha una complessità che loro non riescono più a governare, ecco cosa fanno? Cadono purtroppo nella trappola di una richiesta di più controllo, più Stato, probabilmente riportando, se vogliamo, tentando di applicare modelli che sono modelli ottocenteschi, no? O modelli novecenteschi, amico dell'ipotesi. Quindi provando per esempio ad applicare a qualcosa di fluido come i social network la gestione, che so, delle testate giornalistiche tradizionali. Questo chiaramente è inefficace. Dietro ci sono magari le migliori intenzioni del mondo, ma in quel modo non si va da nessuna parte. Quindi, e questo è il momento, io credo, in cui noi che negli anni ci siamo fatti appunto portatori di istanze di governance quanto più possibile aperta e inclusiva della rete, è questo momento in cui noi ci rivolgiamo ai decisori e li prendiamo per mano e lì, comprendendo quali sono le motivazioni dietro probabilmente legittime richieste, li prendiamo per mano e li portiamo a comprendere quella che può essere un modello di governance che tenti di tutelare lo spazio, quindi la qualità del dibattito democratico sui social, contemperando nello stesso tempo questa esigenza con quella di salvaguardare la libertà di espressione e anche naturalmente quello che è, se vogliamo, non l'anonimato, ma lo pseudonimato, che ad oggi c'è una, guardate, c'è una risoluzione del Parlamento europeo del 2015 che dice esplicitamente che lo pseudonimato su internet deve essere favorito perché? Ma perché è uno strumento prezioso nelle mani di chi dentro o fuori dall'Unione Europea si batte per i diritti civili. Ok? Quindi da un lato c'è l'esigenza di preservare tutto questo, dall'altro c'è l'esigenza di combattere hate speech, di combattere fake news, di combattere la diffamazione e una tipologia, se vogliamo, nuovissima che è quella dei deepfake, quindi di una riproduzione totalmente verosimile di contenuti multimediali, video per esempio, che riprendono determinate figure, ma che in realtà sono stati creati artificialmente. Ora, tutto questo naturalmente va affrontato. Però, ripeto, non può essere affrontato con attraverso soluzioni fatte pensando a modelli analogici, non può essere affrontato chiedendo che chi si iscrive ai social, che chi si iscrive ai social lo faccia dietro presentazione di un documento di identità. Noi, in quanto portatori di istanze di governance della rete, dobbiamo comprendere quella che è la motivazione dietro questa proposta dei decisori e mostrare che non è quella la strada, ma comprendendo che c'è probabilmente un'intenzione legittima dietro, ripeto, quella di evitare le degenerazioni del dibattito democratico sulla rete. Cosa fare? Pochissime proposte, del resto in parte sono debiture a David Kaye, che è una special reporter dell'ONU sui diritti civili, e ad un articolo, ad un post, anzi dell'amico Fabio Chiusi, il quale però rinuncia a parlare con la politica. Ripeto, invece il mio messaggio di oggi, raccogliendo anche quello che è stato detto prima, è non possiamo rinunciare perché siamo noi che
compiamo un gesto politico nel momento in cui ci occupiamo di queste cose, ma dobbiamo sederci allo stesso tavolo con chi decide e lavorare a proposte. Quindi la mia proposta è innanzitutto trasparenza degli algoritmi, trasparenza delle campagne pubblicitarie, come vengono condotte sui social, attenzione, moderazione dei contenuti, su quali criteri? Probabilmente, propone David Kay, facendo riferimento a quelli che sono i diritti umani. Questo è un tema delicatissimo, è un tema delicatissimo perché i diritti umani purtroppo sono definiti in modo troppo vago per essere sempre applicati in temi di moderazione. Quindi è questo tema su cui dobbiamo lavorare, però è importante sapere che dietro l'algoritmo che prende decisioni deve esserci sempre una revisione umana, quindi rimettere l'uomo al centro. Poi naturalmente un coordinamento con le piattaforme digitali. A livello internazionale, scusate, perché piattaforme digitali sono soggetti che operano a livello globale, non possiamo pensare di muoverci da soli come Italia, o tantomeno, diciamo neppure come Europa, ma tantomeno come Italia, non possiamo certamente pensare di riuscire a giocare allo stesso livello di chi invece si muove a livello globale. Identità digitale, capire bene cos'è l'identità digitale, guardate, Rodotà sull'identità digitale si è interrogato tantissimo, il tema è estremamente complesso, estremamente profondo, non possiamo, soprattutto su questo punto, parlare di decisioni appunto prese così, con l'accetta. Abbiamo da un lato un tema tecnologico di identità digitale, naturalmente affrontato dal regolamento eIDAS in sede di legislazione europea, affrontato in Italia con gli schemi di autenticazione, quindi SPID e la CIE, ma dietro il tema tecnologico e dietro il tema normativo c'è un tema, se vogliamo, filosofico su cosa è l'identità nell'età digitale. E poi la tracciabilità della filiera delle fonti. Se io ho se ho un contenuto online, specialmente nel caso in cui questo contenuto mi viene da fonti ufficiali, io ho ad oggi strumenti, la blockchain è solo uno di questi. Lo so che blockchain è oggetto di un hype grandissimo, ma io di questa cosa ne ho parlato anche con Lawrence Lessig, il quale a sua volta mi riportava una sua conversazione con Tim Berners-Lee, il quale sosteneva che la cosa è fattibile, ed effettivamente dal punto di vista tecnologico ha senso. Quindi se io ho un articolo di un quotidiano riportato per esempio sui social, io voglio che le fonti di questo articolo e risalendo il ritroso le fonti delle fonti siano in qualche modo accessibili, una sorta di certificazione della filiera. Questo non mi garantisce naturalmente la bontà del contenuto, però mi garantisce almeno di poter risalire a quella che è la vita, no, della notizia. E infine un'ultima cosa, e chiudo perché ho già sforato ampiamente, l'educazione digitale. Su questo esiste una proposta, anzi scusate, non è neanche più una proposta di legge, è legge ormai sull'educazione civica, una legge che è stata approvata ad agosto, che contiene al suo interno un articolo, articolo 5, sulla educazione civica digitale, il che non significa naturalmente l'uso dei device, ma significa imparare ad essere cittadini nell'età digitale, a valutare criticamente le fonti, che nel frattempo saranno state magari tracciate, a un dibattito costruttivo sui social, quella che Duno Mastroianni chiama disputa felice, alla tutela della protezione dei dati personali e alla difesa dei reati contro i reati online. Bene, io ho finito, grazie.